Noi abbiamo detto chiaramente qual è la nostra posizione anche questa mattina in aula. Tutti gli episodi di violenza, tutti, da qualunque parte provengano, vanno condannati per noi. E la scelta, di sciogliere una organizzazione dipende non dal Parlamento, ma dalla magistratura. È la magistratura che per Costituzione ha questa possibilità, dopo ovviamente aver fatto delle indagini e degli accertamenti. Il governo sicuramente ha una responsabilità nel senso che deve venire a riferire in Parlamento. Noi dobbiamo conoscere che cosa è successo e qual è la verità, perché sappiamo già, insomma, dalle prime indiscrezioni anche, da parte, della magistratura che diciamo, lì dentro c'era un po' di tutto, quindi dagli anarchici. Quindi voi non la voterete però quella mozione, No, noi, quella, Serracchiani? no, noi la mozione Serracchiani non la votiamo perché giuridicamente, costituzionalmente non è corretta. Questa è una responsabilità della magistratura, lo dice la nostra Costituzione, anche perché, e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti, se il Parlamento inizia a decidere chi può rimanere e chi no, diventa un precedente molto preoccupante. Lo ha visto anche questa mattina con le dichiarazioni di Provenzano che ha detto che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non hanno il diritto di rimanere nell'arco costituzionale. Questo è un fatto gravissimo, soprattutto perché sono dichiarazioni che provengono dal vice segretario di un partito, quello democratico, che comunque rappresenta una grandissima fetta di italiani. Noi abbiamo la necessità di chiarezza e la chiarezza la fa il ministro Lamorgese venendo qui, anche perché adesso, insomma, mi farà fare un po' l'avvocato del diavolo, ma persone che erano già state attinte dalla DASPO, che erano agli arresti domiciliari. Io mi chiedo e sono molto preoccupata del motivo e del perché queste persone sono riuscite ad arrivare in piazza. Non dovevano assolutamente arrivare. Con il ministro Minniti, e non parlo di un ministro del centrodestra, questo non sarebbe mai successo. Quindi evidentemente c'è una mancanza da parte del Ministero degli Interni. Questa è una responsabilità del Ministero degli Interni, che oggi, quando noi abbiamo chiesto venisse in aula a riferire, ci ha comunicato che arriverà, ma arriverà il 19, quindi insomma capisce che Dopo il evidentemente l'azione, esatto, dopo il ballottaggio, insomma, quindi capisce che anche qui, no, per affrontare temi che sono temi seri, io adesso personalmente non ritengo che in Italia ci sia un pericolo fascista, io credo che in Italia ci sia in questo momento un forte disagio sociale che è stato determinato dalla incapacità del governo, per esempio nell'ipotesi del Green Pass, di spiegare alcune questioni. Del resto, apro e chiudo parentesi, fra quelle persone c'erano persone che legittimamente andavano a manifestare e anche in maniera pacifica, in maniera serena, quindi diciamo, la loro attività è stata coperta dai violenti, ma non possiamo racchiudere tutta la manifestazione soltanto nei violenti. C'era gente che manifestava pacificamente perché dal 15 ottobre oltre 5.000 lavoratori saranno a casa senza stipendio e non potranno lavorare e il governo non si è preoccupato, per esempio, neanche di dare loro i tamponi a prezzi calmierati. Quindi capisce che questi sono i veri temi di cui dovremmo parlare oggi.